happy. Happy, happy G. Bando. Ogni mattina mi sveglio presto, devo lavorare per comprare. Shumai. Sta bene. Sta benissimo. È stato meglio quel farfestrello. Fumo, sto fatto di vita. È l'effetto che ti faccio. Voglio diventare come te, G. Io lo so fare senza mettermi l'acqua prima in bocca. Squirto proprio, aspetta, ci provo, eh. Mi gratto la lingua. Però si veda. No, non si vede. Wow. Squirtle. Vuoi far vedere il cagnolino, G? Sì. No, non ce l'ho con me. No, questo cazzo è carino però. Sai che non si chiama, l'avevamo chiamata Pippi, ma mia mamma ha cambiato idea e si chiama Chica adesso. Chica? No, te l'ho detto al contrario. L'avevamo chiamata Chica e abbiamo deciso di chiamarla Pippi. Pippi! Pippi! Ma quando che hai tirato i soldi che è scappata, mi ho fatto troppo da io. È l'unica cagnetta alla quale se lanci i soldi scappa. No, che bitch. Non è una battuta sessista questa, assolutamente. Come va lei? Bene, guarda Marina come che wave. Avete portato l'Italia. Papà d'Est Atlanta, bro. Ah, ma dove sei? Cioè, in che zona? Bel Air. Principe di Bel Air. Prince of Bel Air. Mi dispiace non essere venuto. Cazzo, G, se venivi si tagliavamo, bro. Vabbè, che era bambambe lontani, eh. Sì, papà d'Est in New York. Com'era New York? Bella, io la amo perché hai, puoi muoverti a piedi volendo. A LA non vai da nessuna parte a piedi, vero? No, bro, per niente. La macchina.
con la macchina. Non c'è la metro, no? O fai vai nei tunnel di Elon Musk o non vai da nessuna parte. Esatto. Sì, che qua un po' è girato per strada, è pieno di pazzi, bro. Sti giorni sono stato in studio con gente con le pistole. Sembra o Bologna o Roma. Quindi sì, siamo... sei abituato. Sono abituato, sta mezzo guns and shit. Che bello. Bisogna armarsi lì. Marco 2. You gotta carry to feel safe. The handgun. Sei tipo ogni volta che portavi le late milk, se andavano giri, che si sentivano un po' tipo fuori luogo. Sì. Poteva succedere qualcosa. Minchia, ma poi c'è, cioè, sì, magari girano senza la sicura. Ma poi c'è stava Udrich, fra, che tipo swaggava, tipo si fillava, no? Feeling myself, come si diceva, mm-hmm. Capito? Sì. Stavo con lui in studio, no, certo, ogni tanto c'era questa pistola davanti. Si toccava il pacco con la pistola. No, io mi immaginavo che succedesse tipo una cosa tipo 8 Mile, capito? Gli parte il colpo nei pantaloni. Sì, si spara le palle. Non so che cazzo succedeva, bro. Ma sai quante volte succede che partono i colpi? Fra, no, non sia, poi bene. Siamo andati pure al range a sparare, capito? L'ho visto. Range. Marina è stata sparata via dal rinculo? No, quello sono stato io, bro, ho preso sì. La pompa. Sì, l'ho sparato anch'io l'altro giorno. È partito il braccio, però il Draco è liscio. Sono abituati, lì vengono cresciuti con le armi in mano. Porco due, qua vengono proprio tipo scuola e guns. Panic guns, no? Non va bene, però va bene saperlo usare, non va bene averla. Sì, infatti, mo che lo so usare è molto meglio, mi sento più sicuro. Così non spari nessuno e non ti spari da solo. Esatto. Oggi, mo sto tornando a Milano, toccava qualcosa, mi sa. Beccamosi. Sembra organizzata sta live, ma in realtà... Ah, l'hai organizzata? Ah, è stata organizzata live? No, ti ho visto in live e ho detto, chissà, gli mando la richiesta. Tanto sono sul divano, ho fatto una giornata di 10 ore di camminata. L'ho visto. Tu lì non cammini, non si cammina in America. Non si cammina. Se può camminare, frase, no, porco due, ti cascano le gambe. Ma cammini dalla porta alla macchina, dalla macchina a una porta. Fine. Esatto. Perché sennò è... Dai. So. Allora, goditi il sole. Davvero, fra, com'è in Italia? Com'è il tempo? Buono. Medio, ci sono le nuvole. C'è il vento caldo. Palle, guarda qua che cazzo è, se sta troppo bene. Tutto quel cielo. Tutto sto cielo. Le casette bianche. Sì, fra. Poi c'è proprio il crib. Cazzo. Quell'americano, capito? Oh, le finestre così. Tutto aperto, anche... Quella è camera mia lì sopra. Vedi, ti possono entrare in casa quando vogliono. Però certo, Gigi, sta una cosa che fa paura, aspetta. Quindi mi sembra di essere davvero in un horror, perché sono le case di film horror. Aspetta, guarda. Oddio. Ma chi è quello? Ecco, vedi, l'avevo detto. Ti entrano in casa, Luke. No. Eccolo. Male. Lì serve l'arma. Non c'ho io, no, lì sotto, però. Ci facciamo un escape room. Porco Dio, poi c'è un nascondino qua dentro, cioè, è gigantesco. Che figata. Costa meno di un appartamento in Italia se te lo vuoi comprare. È un Airbnb? Sì, Airbnb, no. Ho detto damn e Tony ha scritto damn. Certo, lui scrive sempre damn. Damn. Damn, bug. Bug, dai. Bug's life. Non si può fare direttamente. Ci becchiamo a Roma quando torni, io scendo, ci baciamo. Io sto a Milano, bro. Poi vengo a vivere a Milano, G. Mi sono rotto Roma. Ah, io vivo a Bologna, quindi... Ok. Oh, dobbiamo fare sto Sick Louis Party 2, G. No, 2 milioni di views quel video, abbiamo fatto un tipo... Sembra una canzone. È una canzone, bro, c'è un certificato platino quel video, bro. Se YouTube avesse le certificazioni era platino. Dannazione. Andiamo alla Fimi o che cavolo ne so. Sì, frase, tagliamo, cazzo. Dai, poi mi metto a dormire perché c'ho... Ah, scusa, cosa? Stavolta il beat lo droppiamo, bro. Quello, facciamone uno fatto serio, che quello aveva un poco tempo. Esatto, quello era proprio tipo... Me l'ho scordato come fai beat quel giorno. Ho delle melodie in testa che ho canticchiato anche nelle note vocali del cellulare. Potremmo farle diventare delle hit. Ma poi ti ricordi lì a studio a Roma
sei venuto, abbiamo fatto quella cosa tipo hardcore, bro. Che c'era successo? Ah, sì. Che wave, G. Quando ci si mette lì, finiamo in un'altra dimensione e nascono cose senza nemmeno organizzarci. Esatto, G. Dai, ti lascio, che vado a Disney là, bro. Io vado a dormire, che ho il jet lag che ti beccherai pure te. Porco due, non me lo dico, torno in tour, tutte cose, porco due. Che palle. Cioè, io sembro fatto, guarda che occhi. Ma io pure sto fatto, manco fumo, bro. Idem. Adesso mi appoggio la faccia sul divano e mi sveglio domattina. Buonanotte, Buonanotte, Matti. bro. Scusa. Ciao, ciao. Ciao. Ma di regà.